saranno evidentemente più toccate. Però se uno fa clic di netto le riviste culturali, trova noi. È una libera associazione di riviste che si sono coalizzate per realizzare qualcosa in controtendenza rispetto alle attuali tendenze di mercato. Quando molti di noi eravamo giovani, parlavamo, il sabato era il giorno in cui si andava nelle librerie e si andava nelle rastrelliere delle riviste, le potevamo soppesare, toccare, apprezzare e se del caso comprare. Ora questo esercizio purtroppo è sempre più raro, cioè le librerie commerciali che presentano riviste, per vari motivi che non staremo qui a analizzare, sono sempre più rare. E allora abbiamo pensato che associandoci insieme potevamo portare delle presenze significative. Per esempio noi andiamo anche a Parigi con lo stand italiano al Salon de la Revue, cioè a dire con un impegno modesto rispetto a quello che comporterebbe per una singola rivista, riusciamo ad essere presenti. E quest'anno per la prima volta realizziamo in questo bello spazio la prima rassegna delle riviste culturali italiane. Chi ha visto questo spazio sa che partecipano, ciao Gianfranco, circa 40 riviste italiane e possiamo già dire, oggi siamo ormai arrivati al giorno venerdì 9 dicembre, abbiamo ancora altri due giorni di esposizione, possiamo già dire che questa iniziativa è stata confortata da successo. Questo spazio, naturalmente noi parliamo alla radio quindi non è visibile, né io sono Niccolò Carosio riesco a descriverlo veristicamente, comunque siamo in due stanze appaiate con cui abbiamo non solo fatto dei banchi per esporre e possibilmente vendere le riviste, ma anche una sorta di salotto per poterle presentare. E quindi avremo varie riviste che sono soci del coordinamento delle riviste di cultura, hanno proposto delle presentazioni che volentieri noi abbiamo accettato. E stasera abbiamo una cosa di cui siamo particolarmente felici, la presentazione di Todo Modo, rivista internazionale di studi sciasciani, e naturalmente per poter circolare meglio c'è un sottotitolo in inglese, Journal of Shasha Studies, e in particolare il numero 2016 dell'anno sesto di vita della rivista. Per noi Sciascia è particolarmente illuminante perché nel 1992 ha scritto le riviste sono finite, aggiungendo perché è finito il colloquiale, dunque non si comunica più. Allora Sciascia era sempre, diciamo, preveggente, forse era anticipato di qualche anno la crisi delle riviste, ma quello che vi posso assicurare è che in questo spazio, in questo stand, ci si incontra e ci si propone di colloquiare, come potrà vedere chi vede il programma piuttosto ricco delle nostre iniziative. Ecco perché siamo particolarmente lieti di misurarci con un autore che il tema delle riviste se lo è posto. Queste due frasi sono molto icastiche e costituiscono per noi una pietra d'inciampo, una pietra di paragone e anche un tentativo di dare una risposta, perché se le riviste appassiscono o muoiono, muore il senso critico. Ora noi sappiamo che via via che un tempo c'era una scansione temporale precisa, il quotidiano che usciva ogni giorno, le riviste che uscivano settimanalmente, trimestralmente, quando era, e poi il libro che seguiva le riviste. Ora l'Instant Book può qualche volta precedere le riviste stesse, non parliamo del quotidiano che ha i guai suoi con tutti i siti, con tutti i blog e così via. E allora le riviste si possono difendere se da un lato hanno dietro un retroterra degli ambienti interessati a sostenerli, dall'altro lato se hanno anche una individualità. Tutte e due le caratteristiche che mi sembra di trovare in Todo Modo, sia perché dietro c'è un'associazione, tra poco parlerà anche il suo presidente, sia perché c'è una caratterizzazione, una specializzazione. Questo non comporta che poi gli argomenti non possano essere di varia, ma diciamo così, la rivista del tutto generalista forse oggi è in crisi rispetto a tanti altri strumenti di comunicazione. Ma dietro ogni rivista, ora so, c'è di fatto anche un nucleo di volontariato culturale. Disperdere questi nuclei di volontariato culturale è assolutamente controproducente, è una cosa
per il nostro paese già poco così abituato alla critica, eh? È una cosa molto controproducente. Quindi noi facciamo del nostro meglio associandoci per difenderli e per riproporli e anche per indurli ad un ragionamento, un rinnovamento. Ora, Sciascia, appunto, come dicevo, è un autore che ci è particolarmente caro, perché in un paese che fa tanta fatica a autoconoscersi o che spesso fa delle olografie di se stesso, Sciascia veramente ha saputo, durante la sua opera letteraria, ma anche la sua azione civile, la sua azione politica in Parlamento, da deputato radicale, ha saputo mostrarci e, o comunque indurci alla conoscenza di aspetti e di problemi del nostro paese che magari non sono percepibili di primo acchito, che sono magari reconditi o che non è facile sapere interpretare. Qui c'è, io ho avuto l'onore a Sesto Fiorentino di parlare dei rapporti fra Brancati e Sciascia, qui c'è anche la dimensione siciliana che è particolare. E, diciamo così, se c'è una caratteristica interessante della letteratura della Cattedrale siciliana è questa di sapere, non parliamo di Pirandello, non parliamo del Gattopardo, sempre di sapere, come dire, interpretare la realtà e presentarla a doppie facce o a triple facce, non c'è mai una risposta definitiva, ma ci sono varie angolature, varie risposte. E quindi è qualcosa che sollecita veramente intellettualmente molto. A parte questo incontro alle scuole magistrali fra Brancati e Sciascia, che era particolarmente affascinante, particolarmente significativo. Quindi non deve sembrare strano se ormai a un certo numero, purtroppo, di anni dalla scomparsa di Sciascia, c'è una rivista e un'associazione che coltiva sistematicamente, scientificamente quest'autore. Questo numero che presentiamo, poi smetto subito perché non voglio essere lungo, ha anche un corredo fotografico che in parte mi colpisce perché c'è Sciascia che nel 60 riceve il premio Prato e qui, siccome io la parola mi devo introdurre, io nell'81 ho vinto il premio Prato per la saggistica, non per lo letterario, ma comunque in qualche modo mi considero la partita. E poi il premio Latini. Non so se conoscete cos'è il Latini, è un ristorante di Firenze famoso per le sue bistecche, i suoi prosciutti e quant'altro, ma anche per essere un incontro di letterati. Sapete che sia negli anni 30 che negli anni 40 Firenze è stata diciamo un po' la capitale delle riviste letterarie, ora non lo siamo più, confessiamo. Ma sia negli anni 30 che negli anni 40 Firenze è stata il centro più importante delle riviste letterarie. Naturalmente qui c'è una riflessione. Le riviste letterarie un tempo influenzavano l'opinione pubblica del loro tempo anche con un ristretto numero di copie. Erano riviste che avevano magari poche centinaia di copie, ma colpivano. Oggi onestamente o si fa qualcosa di più, o si ha un sito dietro, oppure non ci si fa. E quindi, però io non vedo questo come un elemento nemico delle riviste, in realtà io lo vedo come un elemento di compenetrazione, non facile da interpretare, ma diciamo, io non credo che l'aspetto cartaceo letterario sia finito, ma credo che possa anche intrecciarsi positivamente con la possibilità di reperire, magari a distanza, magari in una città di un altro continente, articoli, punti, aspetti, magari di retrospettivi naturalmente, che possono interessare. Quindi penso che ci possa essere un terreno anche fecondo da dare in questo senso. Però devo dire che queste fotografie fanno grande nostalgia. Io la prima volta credo che ho visto Sciascia era perché io stavo entrando dentro l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, che è un altro dei luoghi privilegiati della sua azione, e lui ne stava uscendo, non ebbe il coraggio di salutarlo, ma tutti mi davano di conto, con Sciascia mi davano di conto. E poi l'ho incontrato in Parlamento, l'ho incontrato in alcune tavole rotonde, quando socialisti e radicali si incontravano a Montoperaio, ho partecipato a volte anch'io, e qui la sua, dal giorno della civetta sulla mafia al delitto Moro, Sciascia non è mai mancato di dire parole originali a tutti i momenti cruciali, tremendi della vita nazionale. Ecco perché, tributato naturalmente il giusto omaggio all'aspetto letterario, dobbiamo dire che è un uomo che ha dato tanto alla coscienza civica del nostro paese. Pertanto, come coordinamento, modestissimo coordinamento delle riviste italiane di cultura, sono lietissimo di ospitare Todo Modo. So che esigenze di comunicazione, che poi è sovrana ormai in questo mondo, portano il nostro Filippo Laporta, grande critico che non ha bisogno di presentazione,
a parlare per primo e gli cedo volentieri la parola e il microfono. Grazie, mi scuso ancora con voi perché dovrò andare via un po' prima. Mi hanno messo un impegno a Radio 3 in diretta proprio, ahimè, alle 6:20. Comunque, allora io vorrei, vorrei subito fare un elogio della rivista, una rivista bellissima. Direi c'è una ricchezza di contributi, una varietà, ma soprattutto credo che questa rivista riesca a riunificare critica accademica e critica militante, cioè diciamo un po' le due anime della critica, perché i contributi hanno sia il rigore dello studio letterario, quindi stiamo in ambito di critica accademica, ma nello stesso tempo c'è una passione militante in questa rivista, cioè come dire c'è un interrogarsi anche ansioso sulle sorti della cultura del nostro paese. Questo è l'aspetto militante, come dire, c'è uno stare in pensiero, no? Proprio per la cultura italiana oggi, per le condizioni della cultura. Quindi diciamo queste due anime, critica accademica e critica militante, secondo me hanno una sintesi felice nelle pagine della rivista. Oh, ovviamente, diceva prima giustamente Valdospini, certo la rivista è legata storicamente al gusto della conversazione, ma d'altra parte nel famoso saggio sul carattere degli italiani Leopardi diceva che gli italiani non hanno tanto gusto per la conversazione. Io penso alle riviste in rete, ho avuto qualche esperienza di blog, riviste in rete. Credo, ahimè, che la rete tende a promuovere certi comportamenti, purtroppo. Cioè la rete tende a promuovere narcisismi aggressivi, tende a promuovere una certa spavalderia esibizionistica, perfino un linciaggio morale, ecco, purtroppo è così, mentre le riviste cartacee sono davvero, erano e sono uno spazio dove poter coltivare al meglio questo gusto della conversazione. Ecco, questa è una cosa che volevo dire subito. Oh, poi diciamo per quanto riguarda il numero che abbiamo qui davanti, io ho partecipato al questionario, parlerò soprattutto del questionario che è stato rivolto a 13 critici letterari, un questionario appunto su Sciascia e un questionario che sfiora vari temi, la classicità, che significa la classicità di un autore, lo stile di Sciascia, il suo impegno civile. Ecco, io qui mi limito ad alcune considerazioni, magari non cito sempre gli autori critici, insomma, ma tento di fare alcune considerazioni generali cercando di sottolineare, di estrarre da questo, dal questionario e dalle risposte gli elementi che mi sembrano più interessanti. Allora, dicevo il problema del classico, Sciascia è un classico, è possibile storicizzare il presente? Questo è un antico problema. De Santis storicizzò il suo presente, De Santis sosteneva che Leopardi e Manzoni, che erano suoi contemporanei, erano autori che si dovevano leggere a scuola, quindi lui l'ha storicizzato il suo presente. Io credo che si possa fare. È un'impresa anche un po' temeraria, è un'impresa temeraria, però credo che almeno con il Novecento appena concluso è un'operazione che noi possiamo fare. Qualcuno dice che Sciascia è un classico per una questione specifica, perché ha avuto una funzione di raccordo con la tradizione illuministica. Questa è una cosa che circola in varie risposte. Io dico che questa è una cosa giusta, un'intuizione giusta, ma è tanto più giusta se pensiamo che l'illuminismo in Sciascia diventa un'altra cosa, però. Proprio perché non possiamo più avere una fede di tipo illuministico, nel senso che non possiamo più credere oggi in una ragione unica, in una ragione assoluta. Ecco, in Sciascia infatti l'illuminismo
diventa un'altra cosa. Per esempio, è la ricerca di una razionalità più limitata, se volete, no? Una razionalità provvisoria, una razionalità relativa, ma non per questo meno robusta. E questa ricerca di razionalità in Sciascia si traduce nell'indagine paziente, come dire, nell'impegno costante della ragione in un metodo intellettuale. Ecco, io direi che è un po' questo. Dall'altra parte, essendo un autore anche siciliano, immerso nella cultura siciliana, io una volta ho definito Sciascia un illuminista tragico, perché evidentemente c'è il barocco che incombe, ma perfino sulla prosa di Sciascia, che è una prosa limpidissima, però c'è come quest'ombra del barocco, no? Per cui a un certo punto la realtà si frantuma in una specie di caos informe, e lì la ragione veramente si deve confrontare con qualcosa, con una sfida, e questo lo vediamo in alcuni libri di Sciascia. C'è un libro che io ho amato forse più di tutti come romanzo, che è Todo Modo, io lo trovo straordinario. Appunto, l'illuminismo si intreccia in Sciascia perfino con un'attitudine visionaria che veramente fa pensare in qualche caso a Borges. Perché dico autore tragico? Perché al fondo Sciascia non crede che i conflitti reali dell'esistenza possano trovare una vera soluzione. Questa è la disposizione tragica. Cioè, pensa che ci possono essere dei compromessi, degli adattamenti, ma non ci può essere una vera soluzione. E questo denota, secondo me, una sensibilità di tipo tragico. E questa era la prima cosa. Tra l'altro dico anche per inciso che è interessante il giudizio spesso critico che viene fuori nelle risposte da parte di Gabriele Pedullà. Gabriele Pedullà dice che in Sciascia c'è il kitsch, c'è il mid-cult, dice che è eccessivamente cavilloso, dice che ripropone un vecchio arnese che sono i romanzi storici, dice perfino che è un cattivo maestro. Questo però è interessante perché si vede benissimo che Sciascia ha messo in discussione alcune certezze di Gabriele Pedullà, cioè si sente, diciamo, io ho quasi apprezzato più una cosa del genere di tanti elogi a critici di Sciascia, perché si vede che c'è un rapporto passionale comunque con Sciascia, cioè, come dire, no? Pedullà è stato, secondo me, almeno destabilizzato, no? In alcune sue certezze. E tra l'altro, ecco, quando parla di cavillosità, anche lì, secondo me lo stile di Sciascia, che viene anche dalla prosa d'arte, come sappiamo, sapete che per la prosa d'arte lo stile è sinonimo di moralità, è una misura lo stile. Ecco, Sciascia viene da lì. Io amo moltissimo lo Sciascia moralista, lo Sciascia saggista, grandissimo saggista. Personalmente amo un po' meno lo Sciascia romanziere, a parte Todo Modo, a parte altre cose, ma dico, nello Sciascia saggista io ci vedo certamente Savinio, dicevo prima la visionarietà di Savinio, ma ci vedo anche un autore che non è mai nominato, mi pare Salvemini. Insomma, lì c'è una grande lezione proprio di limpidezza argomentativa, di limpidezza stilistica. Una volta Brancati, parlando di Salvemini, disse che era colpito proprio dalla semplicità con cui Salvemini riusciva a esprimere anche il suo coraggio morale. Ecco, secondo me, ecco, Salvemini è uno degli autori che io citerei a proposito di Sciascia, ma appunto, come vi dicevo, Savinio, Salvemini, certamente Stendhal, però anche qui si potrebbe dire, ma chissà, forse Stendhal è più un'aspirazione di Sciascia. Sciascia aspira alla leggerezza, però è anche tirato giù, cioè certo c'è la sicilitudine, c'è Pirandello, è chiaro che c'è anche tutto questo. Quindi quando noi scopriamo la leggerezza in Sciascia è un punto d'arrivo, è una conquista, è qualcosa che lui riesce miracolosamente a strappare alla pesanter insulare, e per questo è ancora più preziosa la leggerezza in Sciascia.
Ecco, poi io, ma sì, io vorrei concludere in realtà su una cosa, su un elemento polemico, ecco polemico, che nasce da Sciascia, perché secondo me, ecco, vi dicevo prima che c'è un carattere anche militante della rivista, soprattutto di questo questionario, e beh, insomma, io ho l'impressione che ha ragione Camon, Sciascia era un grande solitario. E c'è una frase di Sciascia che circola da qualche parte, mi pare nella recensione al libro di Degrado. Degrado recensisce un libro molto bello che non ho letto, mi interessa tantissimo, su Sciascia, Bernanò e Simenon. Cita una frase di Sciascia che dice così: uomini soli, dunque uomini liberi. Io l'ho trovata straordinaria, perché insomma, voglio dire, l'Italia è un paese in cui non c'è né il senso dello Stato né il senso dell'individuo. Sbagliano quelli a dire l'individualismo degli italiani, ma magari fossimo individualisti. Noi non sentiamo né lo Stato né l'individuo, noi sentiamo solo la famiglia. La vita italiana è scandita da famiglie grandi, piccole, da lobby, da corporazioni che ci proteggono, che ci proteggono. Ecco, Sciascia era invece un individuo inappartenente, era un individuo indocile, con un fondo anarchico. Io trovo che questa sia una cosa straordinaria e, come dire, questa cosa viene fuori tantissimo con il pamphlet su Moro, con l'affare Moro. Perché noi forse non ci abbiamo riflettuto abbastanza, ma lì c'è una polemica con Scalfari che meriterebbe di essere ripresa. Perché lui, secondo me, quasi smaschera il laicismo supponente di Scalfari. Lo ridicolizza, ma vi rendete conto che paragona Scalfari, che si crede Montaigne, non so se mi avete letto le cose in me, io ho il meridiano di Scalfari, si crede Montaigne, vabbè, insomma, o Voltaire. Lui dice che gli ricorda Casanova, che va a cena con Voltaire e diventa un personaggio comico di una commedia Scalfari. Ma perché tutto questo? Ecco, perché sottolineo questo aspetto? Perché secondo me, e qui vedo appunto anche Spadaccia, e diciamo, mi conforta la sua presenza, perché, e su questo concludo, il punto è che in Italia dagli anni 50 c'è una terza forza stretta tra la Chiesa comunista e la Chiesa democristiana. Questa terza forza ha sempre avuto scarsa rappresentanza politica, va bene? È la mia tradizione. Io mi sono formato su Tempo Presente di Nicola Chiaromonti. Ora, questa terza forza, sottorappresentata politicamente, ha avuto una sua rivincita negli anni 70 con il quotidiano La Repubblica e con la vittoria sul divorzio. Scalfari e Pannella. Io, se potessi, farei un libro, non ho il tempo, tipo Le vite parallele, tipo Plutarco, Scalfari e Pannella, due biografie. Ora, che succede? Che però il quotidiano Repubblica, che poteva essere una rivincita quasi postuma della terza forza, secondo me ne tradisce alcuni contenuti morali, e si capisce bene nella polemica di Sciascia con Scalfari, perché l'intelligenza politica di Scalfari è un'intelligenza legata, come dire, al calcolo, alla contingenza. Non è ispirata da una ricerca della verità, come invece sempre ogni riga di Sciascia. Quindi, appunto, è un uomo solo, dunque è un uomo libero, è un uomo inappartenente. E in un paese come il nostro, secondo me, questo fa di lui quasi un eroe culturale, un eroe civile. Ecco, volevo concludere su questo aspetto. Grazie.
Grazie a Filippo Laporta. Questa introduzione, cioè, ovviamente la polemica sarebbe interessante svilupparla. E intanto saluto anche la presenza della casa editrice che rende possibile la pubblicazione di Todo Modo, cioè la Olsky, e la dottoressa Sabrina Guzzoletti che è qui presente. E naturalmente adesso tocca all'Associazione degli Amici che diciamo sostiene e porta avanti anche questa rivista. È qui presente con il dottor Carassai, a cui do volentieri la parola. E il microfono. Il microfono e parola. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e grazie perché fatto partecipare al coordinamento riviste italiane di cultura. Si sta concludendo l'anno 2016. Anche quest'anno io ritengo, senza vanagloria, che l'associazione abbia un po' onorato il proprio impegno istituzionale, era quello di diffondere l'opera Il pensiero di Leonardo Sciascia. L'attività svolta nel 2016, non vorrei annoiare il pubblico, ma ritengo che sia doveroso ricordarlo. Una linea di attività dell'associazione è quella della convegnistica. Mesi fa si è concluso il settimo colloquio Sciascia e il cinema, tenutosi a Torino. E nell'anno 2016 sono stati alcuni episodi, alcuni incontri, alcuni convegni, sempre su Sciascia e il cinema a Pistoia, nel mese di febbraio, se non ricordo male, e a Milano con la partecipazione della Mediateca Santa Teresa. Anche nelle Marche si è svolto un convegno, le Marche Sciascia, un paesaggio con le figure. E proprio in quella sede effettivamente abbiamo avuto un riscontro enorme, non soltanto in termini di curiosità, ma proprio di voler sapere, di voler conoscere con esattezza e con precisione appunto quel clima, recuperare quel clima degli anni 70 in cui c'è stato l'episodio di Moro e la conseguente polemica sugli intellettuali e il clima in cui proprio si è prodotto, diciamo così, se uso questo termine, dell'affare Moro. Parecchi quarantenni me l'hanno chiesto di poter ripetere, anzi di poter organizzare dei convegni, dei nuovi incontri specifici per poter recuperare quel clima, per poterlo conoscere, perché gente anche di 40 anni, oramai non più giovanissima, ricorda, ha saputo, è venuta a conoscenza, ma non ha vissuto quel clima, non ha gli strumenti per poter verificare un po' la storia italiana e del suo costume. Cito ancora, ringraziando qui presente Niccolò De Laurentiis, che è stato l'organizzatore di una serie di conversazioni tra italianisti, filologi e studiosi di estetica, organizzando con la Biblioteca delle Ragionieri in Sesto Fiorentino alcuni incontri, rapporti tra Sciascia e alcune personalità della letteratura italiana. Faceva prima riferimento il signor Valdospini, almeno sull'argomento. Cito qui anche un'ulteriore presentazione, un ulteriore convegno che si è svolto per la presentazione del libro Questa Mafia. Si è recuperato un libro pubblicato dal generale Renato Candida, che è stato l'ufficiale dei Carabinieri che ha ispirato Il giorno della civetta. È un libro che, nonostante che abbia 50 anni, così se qualcuno volesse recuperare le prime edizioni, ho visto che sul mercato dell'antiquariato costano veramente un importo di quello stratosferico, per cui plaudo all'iniziativa di una riedizione. E in quella sede abbiamo, con l'aiuto anche del nostro socio Salvatore Vullo a Torino, nella sede del Polo del Novecento, quindi Museo della Resistenza, abbiamo organizzato questo incontro. E guarda caso, proprio il giorno dopo, scusate, non è polemica, non vorrei sembrare, no, il presidente di un'associazione che ha visto il proprio autore maltrattato, ma non riesco un attimo a nascondere quella che è stata la mia delusione nel leggere il giorno dopo sul Corriere della Sera un'intervista che non fa onore, secondo me ha deluso sia l'intervistatore sia l'intervistato.
ha recuperato citando degli slogan come Sciascia avesse strizzato l'occhiolino alla mafia, rendendola simpatica. Diciamo, chi era l'intervistato? L'intervistato, possiamo dirlo, poi sarà qui presente al salone, era Andrea Camilleri, l'intervistatore Cazzullo. L'abbiamo chiesto, ma ripeto, non voglio sembrare il presidente che adesso è irritatissimo e come se avessero toccato un feticcio. Per noi Sciascia non è feticcio, noi non siamo in ginocchio alla figura, anzi lo interpretiamo e raccogliamo quella che è un po' la provocazione di Sciascia. Sciascia lo considero come se fosse un attore che lascia degli inneschi dove